L'industria vola in Italia, fatturato record, salvate alcune ragazze rapite da Boko Haram, meteo, arriva il gelo dalla Siberia. Balzo del fatturato per le industrie italiane ai massimi dall'inizio della crisi nel 2017, rileva l'Istat, è salito del 5,1%, migliore performance dal 2011. È record continuare a giocare in attacco stimolando gli investimenti, dice il ministro dello sviluppo economico Calenda. Sono state trovate e salvate dall'esercito alcune delle ragazze che erano scomparse dopo un attacco dei terroristi di Boko Haram nel nord-est della Nigeria. Non è chiaro però quante siano ancora al sicuro. Prima di fuggire i jihadisti hanno saccheggiato la scuola dove si trovavano le ragazze. I media locali parlano di oltre 100 studentesse portate via. Il freddo siberiano è alle porte, il suo arrivo già si fa sentire, ma da domenica tutta l'Italia subirà un brusco calo delle temperature a causa del Burian, il vento gelido che si prepara a sferzare tutto il nostro paese. Nella pianura padana la colonnina di Mercurio nei prossimi giorni segnerà meno 14 gradi e per l'inizio di marzo si prevedono grandi nevicate. Questa sera le gare di ritorno per i sedicesimi di finale di Europa League con 4 squadre italiane ancora in corsa. Qualificazione già in tasca per il Milan che rilancia André Silva, Lazio, Napoli e Atalanta invece cercano di rimontare le sconfitte dell'andata. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi al sito adrcronos.com. Arrivederci.